Ciao a tutti gamers, eccoci tornati sul canale di Giochi Next Gen. Siamo nuovamente qui ragazzi con Dragon Ball Xenoverse. Come vedete siamo in una nuova situazione. Sono stati tutti sconfitti con i Saibaiman, che mi pare che si chiamino così. E hanno praticamente vinto. Ah, ecco Goku ragazzi, arriva Goku, vediamo cosa succede, dannazione. Ragazzi ci sono Vegeta e Napan però trasformati in Super Saiyan, scimmie. Goku praticamente avrà un bel po' di problemi. Goku con il Kaioken caricato. Anche tu hai fatto ritorno. E qua Goku attacca. Grande sfilata, però ragazzi qua subisce un colpo. Ecco qua, è stato sconfitto anche Goku. Ok ragazzi, quindi ora dobbiamo intervenire noi. Perché qui la storia sta cambiando. Apprezzerei molto d'aiuto, quindi aiutiamolo. Ecco qua ragazzi, era 762. Prima che accadesse tutto quello, ci sono Tenshinhan e Yamcha che stanno combattendo. Ecco qua ragazzi, Vegeta e Napalm, avete visto? Stanno guardando il tutto. Ecco la nostra apparizione. Mentre loro non capiscono cosa stia succedendo. Eccoci qui fighi e cazzuti con il nostro personaggio fiero. Allora, infestazione, il flagello dei Saibaiman, quindi ricordavo bene. Condizione di vittoria, sconfiggi 20 nemici. Vabbè, condizione di sconfitta se finisco tutti i punti. Ok ragazzi, andiamo subito all'attacco allora. Vedere prima di tutto, piacciarci subito in volo. Eccoci qua ragazzi, subito giù. Andiamo all'attacco. Qui all'attacco del primo. Subito il primo KO è avvenuto. Qua ragazzi colpiamoli subito. Ecco qua ancora. E allora ha colpito un altro. Qui mi ha colpito un bastardo mentre attaccavo. Sta me la paghi. Cazzutaggine cattiveria. Ancora ragazzi. Ah eccolo, abbiamo colpito ugualmente. Eccolo qui. Bastardo. Via con un altro. Allora andiamo ancora. Altro colpo. Dobbiamo essere... Ecco qui, KO ancora. Ragazzi, sono rimasto solo contro 5 di questi qui. Si mette male, ragazzi. Molto, 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 ma molto male. Che tutti quanti insieme non è il massimo. Ragazzi, io qua intanto cerco di farlo un po' ricaricare e scappare. Ragazzi, qua ce ne sono troppi. Non ce la faccio ad affrontarli da solo, ragazzi, ma stiamo scherzando. Ragazzi, c'ho la raffica di massima energia lì e forse mi servirebbe quella. Ecco qua, grande qua colpo. Qua ancora ragazzi, mi sono cazzuti e cattivi. Quelli bastardi. Allora colpiamo ancora questo qui, cerchiamo di buttarlo giù. Vediamo se riesco a distruggere uno sui fuori. Ragazzi, c'ho l'energia al massimo. Devo cercare di sfruttarla ora. Energia al massimo subito. Vediamo quanti ne faccio fuori. Nessuno. Servirebbe l'energia massima. Wow, fuori altri due, via. Neanche lui. Attenzione qua. Andiamo a colpire quest'altro. Un altro via ragazzi, non so quanti ne mancano ancora per arrivare a 20, ma non la vedo affatto facile questa come modalità proprio. Ragazzi, c'ho pochissima energia. Scusate se non parlo molto ragazzi, ma è abbastanza complicato qui. Devo provare a schivare loro ragazzi e colpire gli altri. Non è la cosa più facile del mondo. Ho la massima potenza, la voglio sfruttare, vediamo se ci riesco. No, un altro ancora. Vediamo se riesco a colpirlo. Sì, ce l'ho fatta ragazzi. Concludi. Superata. Difficilissima questa prima prova. Ragazzi, grado B. Non ho avuto il grado A o S, però va bene comunque. Difficilissimo. Subito una prova difficile.
Ecco qua ragazzi, Junior ha sconfitto l'ultimo Cyberman. E qui arriva Nappa. Guardatelo qui ragazzi. Ecco, vedete, cattivo. Allora, arrivo dei guerrieri Saiyan. Condizione vittoria, sconfiggi tutti i nemici. Condizione sconfitta, PS giocatore esauriti. Oppure quelli di Gon o quelli di Krillin. Vabbè, Krillin ragazzi lo sapete che è un abbonato a morire su Dragon Ball. Quindi andiamo subito a vedere la missione. Ok ragazzi, dobbiamo sfidare insieme a Junior Nappa. Guarda come mi segue il bastardo, guarda. Guarda questo bastardo, guarda, perché questo? Sono qui, colpiamolo. Dico potenza di cattiveria, ragazzi. Dico potenza di cattiveria, sì, bravo così. E ancora noi qui, allora diamo una mano al mio. Buonissima mossa, buonissima mossa. Ah ragazzi, si è tolto l'armatura, quindi ora diventerà ancora più potente. Muori. Andiamo qua. Qui interviene Junior, infatti ecco qua. E salva Gohan. Quindi la storia sta andando avanti in maniera giusta. E ora ragazzi toccherà quindi a noi affrontarlo. Ragazzi, attenzione qua. Abbiamo Krillin e Gohan come alleati. Quindi insomma Krillin deve fare attenzione. Ragazzi, mi ha fatto male. Per questo me la... Lascia stare Gohan, per questo me la pagherà cara. Aspettati questa. Ragazzi, qua da dietro, colpito. Grande mossa ancora. Ragazzi, il personaggio si sta potenziando tutta la volta. Ancora colpi, su colpi ancora. Colpito Nappa. Oh ragazzi, qua mi ha preso. Beccati questa. E beccati questa. E stronzo, muori. Ragazzi, è un osso duro, eh. Vediamo qui che succede. Scontro fra di noi. È arrivato Goku. Ragazzi, eccolo qui, Goku. Krillin sta indietro. Ovviamente il primo è Krillin che avvisa, perché sa che... Anzi, qua non lo sa ancora, ma... aveva già la sensazione che sarebbe morto sempre. E ragazzi, ora abbiamo Goku come aliato. Nappa è in difficoltà. Mi occuperò di Kakarot. Ok ragazzi, quindi Vegeta sfiderà Goku e noi contro Nappa. Ecco qui ragazzi, lo scontro fra di voi sta iniziando. E anche quello contro Nappa. What the heck are you doing here? Ecco qua ragazzi, subito lo mettiamolo KO velocemente a questo bastardo. No ragazzi, mi ha colpito. Ragazzi, c'è anche Vegeta. Allora beccati questa ragazzi, dobbiamo sconfiggere. Io direi prima di togliermi davanti Nappa e poi Vegeta. Pochissima energia, però devo fare veramente la massima attenzione. Non so quanta energia gli ho potuto togliere a Nappa, ma non penso moltissima. Sono qua ancora. Vediamo se riesco a sconfiggerlo. Vediamo. Via. Scappa, scappa, scappa. Sì, Nappa sconfitto, ragazzi. Nappa sconfitto. Allora rimane Vegeta. Ragazzi, io ho pochissime energie, Goku ne ha parecchie, quindi sto un po' in disparte, lascio fare più che altro a Goku. Do magari giusto una mano, così. Ecco qua. Beccati questa, che Goku ora ce la dovrebbe fare, così. Ragazzi, Vegeta è scatenato. Allora, subito, ragazzi, Goku! Vedete, ragazzi, Vegeta è in difficoltà. La pagherai per questo? Super energetica e anche Goku ovviamente risponde. Qui Vegeta non se lo aspetta che Goku è fortissimo. Ok ragazzi, abbiamo superato anche questa prova, grado B. E ragazzi, io qua vi ho saltato tutto, siamo arrivati direttamente alla battaglia contro Vegeta Scimmione, vedete, dobbiamo colpirgli la coda. Si riesce a fare del male a Vegeta Scimmione.
Ragazzi, attenzione qua. Ecco qua, ragazzi, gli sto colpendo la coda. E allora ecco qua subito, colpiamogli la coda. Distruggiamogli la coda, ragazzi. Guardate Vegeta come cerca di colpirci. Gohan, unirò a te. Sì, ok. Anche loro all'attacco di Vegeta. He became a great ape, but he'll turn back if we cut his tail off. Go on, let's go cut off that tail. Yeah. Attenzione a Vegeta, hey, guarda, io mi sto occupando della coda, lasciando a loro incombenza di occuparsi di Vegeta stesso. E allora colpiamola alla distanza, visto che ragazzi ha capito e quindi si sta proteggendo la coda. Non è uno stupido Vegeta, ovviamente. Ragazzi, si è incazzato Vegeta. Mamma mia, quanto togli con un solo colpo. Ragazzi, colpiamogli ancora la coda così. Andiamo via subito da qua. Sto cercando di colpirgli la coda, ma sta diventando sempre più difficile, perché la muove parecchio. Vedete, ora mi ha anche dato... ragazzi, ecco qua, colpiamola così la coda allora. Ragazzi, la coda qua si perde tutta l'energia. Proviamo così ora. Sì, ecco qua. E allora subito, ragazzi, subito. Subito dobbiamo... ora dobbiamo sconfiggerlo. Ora. Sì, ecco qua, KO. KO, ragazzi. Grandissimo. Guardate gli attacchi tutti insieme. È tagliata la coda Vegeta. Che dannazione. Sempre grado B. Ok ragazzi, allora si conclude qui questo nuovo episodio di Dragon Ball Xenoverse. Nel prossimo episodio continuiamo la storia, ovviamente. Spero che vi stia piacendo, anche se non è un gioco recentissimo, però comunque ragazzi, Dragon Ball è sempre Dragon Ball, quindi penso che a molti vi possa far piacere rivedere dall'inizio questo gioco. Se è così, lasciate un like, commentate scrivendomi ragazzi se vi piace il fatto che ve lo sto proponendo, oppure se preferite di no, quindi che vi porti più altri giochi tipo PES, Cavaliere del Zodiaco, eccetera, o FIFA, eccetera, eccetera. Se avete fatto, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e consigliate anche ai vostri amici. Condividete questo video sotto, come sempre vi dico, trovate tutti i miei social network, quindi andate a iscrivervi anche là. Facebook, Twitter, Instagram, da pochissimo tempo ho messo anche Telegram e Snapchat. Ok ragazzi, qui da Angelo 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao gamers!